Buongiorno. In settimana un suo giocatore, Capuano, ha detto che per cercare di tenere testa alla Juve, bisognerà giocare come degli animali, lottando su ogni pallone. Ecco, io le chiedo, secondo lei, basterà questo eventuale atteggiamento che la sua squadra terrà in campo, oppure servirà qualcos'altro? Ma innanzitutto penso che quello che voleva dire Capuano fosse detto in termini di prestazione a livello di cuore, a livello di abnegazione, a livello di carattere, che è quello che questa squadra deve riuscire a mettere in campo anche nelle difficoltà. Dico anche nelle difficoltà perché posso dire, analizzando a freddo, che questa squadra ha sbagliato 2 secondi tempi in maniera eclatante, che è il secondo tempo di Bergamo e il secondo tempo di Genova con la Sampdoria. Tutti e 2 secondi tempi, quando al rientro dagli spogliatoi, dopo 1 minuto con la Sampdoria, dopo 2 minuti a Bergamo, si è subito il secondo gol. Il secondo gol è stato un frangente che ci ha fatto sembrare l'ostacolo insormontabile e la squadra non ha saputo reagire a quella difficoltà. Quindi credo che Capuano si riferisse al fatto che è normale che per giocare contro la Juventus sotto quell'aspetto non puoi mancare di nulla, perché affronti una top squadra europea, quindi quello è il minimo che tu possa fare per un impegno così importante, ma credo che si riferisse anche al fatto che non è che lo devi fare perché c'è la Juventus. Il Frosinone lo deve fare in ogni partita che scende in campo, in ogni momento che indossa la maglia del Frosinone, perché la maglia del Frosinone va rappresentata con quelle caratteristiche. Non ci si può permettere di, anche sotto di 2-0, perché la Serie A è anche questa, di poter fare magari un secondo tempo come si è fatto magari a Bergamo o si è fatto con la Sampdoria. Quindi in questo sicuramente, a cominciare dalla partita con la Juventus, ci va sicuramente un piglio che duri 95 minuti e che comunque sappia esserci anche e soprattutto nel momento delle difficoltà. Dal punto di vista psicologico, questa non è una partita più facile per l'ultimo termine rispetto alle altre, cioè se con la Sampdoria alla fine del primo tempo è pensato, come tutti noi, la pareggiamo, con la Juve dall'inizio alla fine non penserai mai posso raggiungere, allora magari sarai più concentrato, sarai più sul pezzo, ma io su questo è normale che penso che non si possa non avere l'attenzione e le motivazioni a mille affrontando una squadra come la Juventus, però ribadisco il concetto che ho appena espresso, che è quello che noi non possiamo aspettare la Juventus per mettere in campo quel tipo di atteggiamento. Noi facciamo la Serie A e dobbiamo farla come giustamente è nella nostra testa, come fosse davvero la nostra Champions League, il nostro mondiale, perché non ci deve essere bisogno che arrivi la Juventus per trovare motivazioni o attenzioni massime. Quindi non ho né scusanti e né alibi in questo senso, quindi sicuramente la Juve porterà motivazione e attenzione, ma noi dobbiamo insistere sul fatto di diventare squadra, perché una squadra nelle difficoltà reagisce, un gruppo nelle difficoltà tende a disunirsi ancora. Noi purtroppo non abbiamo ancora fatto questo salto di qualità che in questa categoria è indispensabile, perché ti permette di rimanere in partita. Il rimanere in partita ti permette di anche di eventualmente di costruirti gli episodi per andare a fare punti anche con squadre che sulla carta possono sembrare sicuramente più difficili. Posso? Allora, tra i problemi del momento, c'è la mancanza di gol realizzati. E nelle 4 partite nelle quali sono scesi in campo, al finuto c'è un'esperienza, purtroppo non siamo riusciti a fare gol. Senza mettere la voce addosso ai ragazzi, puoi immaginare dei cambiamenti nelle parti offensive, visto che fino a questo momento con questo tipo di concetto non si riesce a sfondare? Perché sono troppo duro? No, non sei troppo duro, sono dati oggettivi che dobbiamo
per forza di cose accettare, e sarebbe da incoscienti non prenderli in considerazione e comunque non lavorarci. Innanzitutto credo che la fase offensiva non riguardi solo gli attaccanti. Questo lo dico perché è giusto che ci sia anche un atteggiamento diverso. Faccio un esempio. Noi con la Sampdoria abbiamo avuto 25 minuti, quasi 30, dopo i primi 15 che si era giocato alla pari, e dopo il gol subito che abbiamo avuto momenti di pressione sulla Sampdoria. E anche analizzando la partita, rivedendola con calma e con lucidità, noi l'area di rigore la potevamo riempire molto meglio. Dovevamo osare anche di più, dovevamo avere più coraggio, dovevamo avere più volontà nell'andare a spingerci dentro l'area di rigore, perché se non porti più uomini dentro l'area, sicuramente le possibilità di fare gol sono minime. Quindi noi dobbiamo leggere i momenti della partita, nel nostro momento dobbiamo avere il coraggio di fare le cose che abbiamo sempre fatto, quindi di attaccare con più uomini, di non preoccuparci solo esclusivamente delle coperture preventive mentre attacchi, ma devi ragionare con grande equilibrio, perché sappiamo che è una categoria che non puoi prestare il fianco, però allo stesso tempo con la partita con la Sampdoria potevamo offendere meglio con più uomini. Poi normale che gli attaccanti attraversano momenti dove toccano magari una palla e fanno gol, altri dove giustamente sono più in difficoltà. Mister, veniamo dallo 0-5 e affrontiamo Ronaldo, la Juventus, quello che sappiamo. Ecco, come riesci tu, al di là di quello che ci hai detto, poi sul piano pratico a dare ai giocatori quei giusti segnali? E poi, se proprio su quello 0-5, come pensi di cambiare anche gli uomini, se hai già un'idea su magari come intervenire? Ma guardate, in questi casi non è mai semplice, no? Rifare una settimana di lavoro dopo aver subito un risultato così pesante. Però dall'altro canto non ci sono tante strade, ce ne sono due. Una è quella di piangersi addosso, una è quella di farci addosso del vittimismo e di creare negatività. L'altra è quella di rimboccarsi le maniche, di lavorare e di cercare di andare a migliorare quegli aspetti che oggi ci sono da migliorare e di andare a insistere anche su quello che di buono magari c'è stato nel primo tempo, che comunque ci ha fatto giocare alla pari contro una squadra che la settimana prima aveva dato 3 gol al Napoli. Quindi in questo senso era giusto analizzare in maniera decisa, anche feroce con la squadra, quello che è stato fatto male, però poi bisogna avere la forza in questi campionati dove lotti per salvarti, dove le difficoltà ci sono e ci saranno e continueranno ad esserci, di riuscire a lasciarti alle spalle prendendo il positivo e cercando di migliorare le situazioni negative e guardando avanti, perché poi dopo il calcio ti dà sempre opportunità comunque di innescare momenti positivi, e noi siamo alla ricerca oggi di un momento positivo per far sì che questa squadra inizi ad acquisire anche fiducia, che poi è quella di cui ha bisogno per crescere, perché quando tu rifai una squadra da capo come abbiamo fatto noi, i risultati sono benzina, diventano troppo importanti per cercare di infondere quella fiducia di cui tutti abbiamo bisogno. Per quanto riguarda i cambi, stiamo valutando e valuteremo giustamente, anche perché quando poi i risultati non arrivano, anche di cambiare qualcosa, e sicuramente qualcosa cambieremo. Quindi in quello è giusto che le opportunità poi dopo si diano e si tenga tutto il gruppo anche motivato, perché, ripeto, saranno cambi che ci tengo a precisare, che non sono cambi che imputano delle colpe, perché qua colpe non ce n'è singole, anche se ci sono degli errori, perché ripeto, il primo ve l'ho detto io, sono io, mi ci metto davanti. Però qua siamo una squadra, siamo un gruppo, ed è giusto che anche quando le cose non vengono ci siano dei cambiamenti per tutti, perché siamo responsabili comunque di quanto poi accade sul campo. Mister, vedo che c'è grinta nelle tue risposte,
tantomeno ti vedo afflitto, però alla grinta non passa, perché c'è bisogno dei risultati. Io penso, vedendo quello che è stato fatto fino ad oggi e contando tutto quello negli acquisti sotto contratto di quello che è stato fatto, secondo me è mancato un pizzico di quello che potevano essere chi segna. In campo tu mi insegni che se non c'è risultato, non c'è gol, purtroppo si arriva alla fine della classifica e non siamo in... Ma questo non mi voglio preoccupare. Voglio dire che, a mio avviso, se faccio un esempio stupido, ho scritto, ma se con la Sampdoria non ci fosse stato un esempio stupido, potrebbe essere una calzante, Quagliarella fosse stato con noi, può darsi che con la Sampdoria avremmo avuto un altro risultato. A noi manca il ciofa, gli mancano gli uomini che attaccano e che segnano. È ottimo il discorso centrale, a volte vacante nella difesa, però manca chi arriva al gol. Io non lo so, oggi, per tutto rispetto della Juventus, che dopo il Frosinone la mia squadra, da circa 40 anni, quando io giocavo all'università al CUS, mi chiamavano Sivoli, ma non ero Sivoli, camminavo e giocavo. Quindi mi sento juventino, ma oggi, domani, anzi, dalla tribuna, non è che farò tipo per la Juventus, ci mancherebbe. Però voglio dirti che battiamo con, non dico con la speranza di portarci almeno un risultatino, ma sappiamo che andiamo di fronte, l'hai detto tu poco fa, ad un colosso. A mio avviso, e l'ho detto anche in altri tempi e luoghi, c'era bisogno di una maggiore accortezza degli acquisti. C'è bisogno di pensare ad un uomo che poteva eventualmente, visto anche le condizioni fisiche di Ciofani, sapere l'uomo di punta. Ecco, io questo non ho trovato. Io questo non trovo. E questo mi fa paura. Perché se noi continuiamo a non segnare, certamente, e non me lo auguro, e non me lo auguro di cuore, starei non qui più a parlare. Grazie. Grazie. Innanzitutto condivido il fatto che la grinta non basta, però è anche vero che parlando di ferocia agonistica, parlando di cattiveria, i termini usateli voi perché tanto sono termini che potremmo stare qui a spenderne quanti vogliamo, comunque quella deve essere la base per una squadra che deve salvarsi, ma anche, dico salvarsi, ma poi potenzialmente stiamo parlando sempre delle stesse cose perché deve essere la base per qualsiasi persona che voglia raggiungere un obiettivo. E quindi io sono molto arrabbiato per il fatto che sul secondo gol la squadra non abbia saputo reagire. Perché io poi posso accettare tutto, posso accettare i gol sbagliati, posso accettare la superiorità dell'avversario, perché stiamo parlando di una squadra che faccio esempio della Sampdoria, che è costruita per l'Europa League, quindi potenzialmente sulla carta poteva anche dimostrare di essere superiore a te, però non posso accettare il fatto di non vedere reazione, di non vedere gente che lotta con il coltello fra i denti anche nelle difficoltà, perché io il percorso per salvarmi lo conosco molto bene, perché l'ho fatto da giocatore e l'ho fatto anche da allenatore, perché mentre voi cercavate di vincere un campionato col Frosinone, io cercavo di salvare la Provercelli, quindi sapevo che cosa voleva dire a volte passare momenti dove fai un punto in 5 partite, dove fai 2-3 sconfitte a fila, dove, perché le squadre che si salvano fanno quel percorso. Però il percorso lo fai se sei unito, se sei coeso, se sei prodigato davvero con tutte le energie, con tutte le forze a raggiungere un obiettivo e a lottare per questo. Poi, sotto l'aspetto della qualità offensiva, è normale che noi dobbiamo avere anche la forza di recuperare giocatori che oggi, per forza di cose, sono fuori, perché Ciofani e Campbell sono due giocatori su cui comunque la squadra punta, ma non perché Perizza e Ciano o Pinamonti in questo momento siano, perché per forza di cose si attraversano un periodo dove c'è della difficoltà e le alternative oggi ci danno anche possibilità di scelta, che è quella che magari manca, è mancata anche fino adesso, perché nella possibilità di scelta comunque
ti danno l'opportunità comunque almeno di avere delle alternative, di alzare il livello settimanale. La possibilità di scelta passa attraverso il fatto che Ciofani e Campbell in questo senso, perché Pinamonti sicuramente è un giocatore del 99 ma che sta bene, non erano ancora nella condizione per poter essere quantomeno presi in considerazione per poter avere un minutaggio più alto, perché Daniel è entrato un quarto d'ora, 20 minuti con la Sampdoria, ma sapevamo benissimo io e lui che era un ingresso in campo per cercare di rompere il ghiaccio, per cercare di prendere confidenza in un momento come quello della partita, che gli ha permesso comunque di iniziare un approccio. Però Daniel in questo momento non è nella condizione di poter partire dal primo minuto e non di poter fare qualche scampolo di partita, e non vediamo tutti l'ora di poterlo avere a disposizione, perché non perché non c'è o perché si vuole addossare la croce sugli altri giocatori, ma perché ti dà l'opportunità comunque di scegliere settimanalmente. Perché Pinamonti lo tieni sempre, lo tieni spesso in panchina, Pinamonti è valido, quando Ciofani lo ha, perché non me lo vedo spesso in guardate fermo, Allora, su questa situazione rispondo in maniera molto serena. Innanzitutto, l'ultimo cambio ho preferito far entrare Daniel perché il risultato era compromesso e Daniel aveva bisogno assolutamente di quei minuti, perché sono minuti che ti accorciano il tuo recupero, ti accorciano il percorso di, anche mentale di rientro in squadra. Allo stesso tempo, ve lo dico in maniera serena, e per quanto mi riguarda, preferito dare fiducia in queste partite senza gettargli la croce addosso a Perizza, perché comunque è un ragazzo che per la squadra comunque si danna l'anima, perché comunque sta dando il 110%, e comunque non sarebbe stato giusto dopo 3-4 partite metterlo fuori. Poi che ci saranno i cambi, quello è scontato, perché ci saranno per forza di cose, perché poi dopo quando le cose non vanno e per forza di cose si cambierà, però in questo senso era come mettere la croce addosso su un ragazzo invece di cui abbiamo bisogno, e quindi di conseguenza Pinamonti avrà le sue opportunità. Ci aspettano 3 partite in 7 giorni, Juventus, Roma e poi Genoa. È il primo bivio importante per avere un quadro ancora più esauriente sul campionato che andremo a fare. Poi un'altra domanda che potrebbe essere scontata, considerato che per la partita con la Juventus c'è poco da fare per i dati, eccetera. Una volta tanto vogliamo rompere questa tradizione di giocare. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, lo dico con grande serenità, il viatico di queste 3 partite non ci deve dire che campionato dobbiamo fare. No. Più esauriente, detto io. Nel senso che noi il campionato che dobbiamo fare lo conosciamo molto bene. Queste 3 partite però, secondo me, hanno un significato molto importante, perché ci devono dare dei segnali importanti. Quindi, e da queste partite mi aspetto dei segnali importanti, che sono innanzitutto quello della coesione, della compattezza e dell'unione di una squadra, che ci deve dare comunque sempre la sensazione di poter giocare le partite con un filo conduttore che ci porti a stare in partita, a potercela giocare con tutti. Poi è normale che le possiamo differenziare, perché Juve e Roma sono di un'altra caratura, e sicuramente il Genoa è una squadra con un obiettivo più simile al nostro, per forza di cose. Quindi in questo senso, nelle 3 partite mi aspetto, come ho detto, già dei segnali positivi, che ci devono dare la sensazione e la percezione di una squadra che sappia stare nelle difficoltà, che sappia essere squadra in ogni momento, e quella è la base per cercare di andare a muovere questa classifica in maniera importante, perché poi arrivati alla partita col Genoa diventerà già sicuramente un match di una valenza
molto importante per la nostra squadra, perché poi dopo Genoa c'è Torino, sosta e inizia un campionato con squadre che sono squadre con l'obiettivo nostro, che purtroppo finora il calendario non ci ha messo potenzialmente di fronte, se non il Bologna, dove ti sei giocato la partita alla pari. Quindi in questo senso è proprio questo la mia analisi. Sì, io non so, questo qua di ultimo, cioè, ecco, io volevo... No, no, infatti è stato proprio chiaro, no? Però dico, il concetto era che da queste tre partite ci aspettiamo sicuramente questo segnale, e nella partita col Genoa diventa già una partita bella, importante, dove sappiamo che per la nostra classifica diventa un aspetto fondamentale. Per quanto riguarda la formazione, che comunque mi è già capitato di darvi, deciderò domani, e quindi in questo momento non ve la posso dare. È la solita conferenza stampa, quello che abbiamo fatto lo sappiamo anche prima, perché sappiamo come bisogna affrontare le partite, non quella di domani, ma tutte le altre partite, massimo impegno, massima decisione, massima cattiveria agonistica, cioè è un programma di buoni propositi che noi sentiamo sempre, sentiamo fin dall'inizio del campionato. Poi vorremmo sapere come affrontare, se è possibile, la gara sul campo relativamente al gioco. Cioè noi abbiamo, lei ha tutti i campi, lui mi ruolo, ne prendo uno, a Righetti, Salamo, Meccanica, fino da Schierato, inizialmente quella volta, ma anche poi gli altri, Capuano sulla sinistra, a Rialto al centro e Rotalica a destra. Ci saranno dei campi, vediamo un po' qualcosa di solito, mister. Se no, se non dei campi l'abbiamo sentito, le facciamo, le facciamo, le facciamo. Lei mi sta chiedendo la formazione, gli ho detto che non gliela do, gli ho detto che ci saranno dei cambi, ma la formazione non la dico oggi, come non me ne voglia, ma se lei vuol sapere se gioca Brighenti o Goldaniga, Capuano o Crunch, non glielo dico. Emilio il centrocampo come centrale metterà però me lo permetta. Da quando in qua un allenatore è obbligato a comunicare la formazione il giorno prima? Io le sto dicendo, ma l'ho già risposto in due domande precedenti, che ci saranno dei cambi. Ho detto che cambierò qualcosa. Però ha detto che bisogna dare alla squadra. Andiamo avanti. Il giocatore. Premesso che ci saranno dei cambi, no? E premesso io so quali sono, quindi è inutile che dice perché già ne sono. Vuol dire se queste sue scelte riguardo i cambi, sono dal punto di vista tattico, perché secondo lei sono più adatte ad affrontare la Juve, o dal punto di vista, secondo me, più importante, di cui ha parlato prima, cioè di gente che magari rispetto ad altri, senza che gli altri ce ne vogliono, è capace di buttare il sangue, come si dice, sul campo, di non mollare manco sul 3-0 e di giocarsi la partita fino alla fine. Solo questo, se il tipo di cambi che farà, poi se vuole le dico quali sono fatti per un motivo tattico o per un motivo psicologico. Ma guarda, sono fatti per entrambe le situazioni, perché quando ci sono dei momenti negativi è giusto che si cambi anche qualcosa, perché quando si allena una squadra, quando si allena un gruppo, è normale che anche i giocatori che in quel momento erano in panchina si aspettano di avere la loro opportunità, di avere la loro chance, quindi sicuramente c'è gente che in questo momento freme per voler giocare, ed è giusto che dopo un momento negativo abbia l'opportunità di poter sfruttare quelle che sono le proprie capacità. Poi è normale che contro la Juventus faremo anche una scelta che sia di esperienza che fisica, perché sappiamo che affrontiamo una squadra che ha bisogno anche di queste due caratteristiche, perché è una squadra che oltre alla qualità tecnica è una squadra che ha anche qualità fisiche molto importanti, ed è una squadra che va affrontata anche con giocatori anche un po' più di esperienza, perché sappiamo che i momenti durante questa partita e la partita nella partita possano sicuramente far la differenza. Poi, rispondendo anche alla domanda di prima, la Juventus rispetto ad altre squadre
ha una preparazione alla partita diversa, ma diversa a livello tecnico-tattico. Vi spiego semplicemente il perché. Perché la Juventus nella fase offensiva non ha delle codifiche precise come altre squadre hanno, dove tu sai che la Juventus verrà a Frosinone e farà questo. La Juventus, se la analizzi, è una squadra che innanzitutto cambia pelle in base a giocatori, in base alla caratteristica dei giocatori, in base al modulo, perché potrebbe venire qua col 4-3, potrebbe venire col 4-2-3-1. È una squadra che negli ultimi 25-30 metri ha dei giocatori che occupano lo spazio, che non danno punti di riferimento, che non hanno giocate predefinite. Sono giocatori che hanno libertà di espressione e che leggono la situazione al momento. Quindi in questo senso noi dovremmo essere bravi rispetto ad altre partite domani a leggere la partita per come si presenterà in campo, perché la Juventus è di difficile codifica nella fase offensiva. Quindi la vera difficoltà domani, oltre alla qualità dei singoli, che è indubbia e non la scopro di certo io, è che nella fase offensiva dovremmo essere bravi a leggere le situazioni che si presenteranno, perché spesso e volentieri Ronaldo lo puoi trovare a sinistra, lo puoi trovare centrale vicino alla prima punta a giocare dentro, se non parte addirittura da primo attaccante. Quindi è normale che se gioca quadrato terzino ci saranno altre caratteristiche, se gioca Dybala esterno o Dybala sotto punta cambia radicalmente l'essenza di una squadra. E nel preparare una settimana, quando affronti la Juventus, hai meno codifiche rispetto alla Sampdoria, che sapevamo per esempio come giocava per filo e per segno. Quindi in questa la vera difficoltà quando affronti la Juventus, oltre al fatto che è una squadra che dispone di giocatori stratosferici, è riuscire a leggere al momento quello che propone e adottare quelle che saranno sicuramente le contromisure giuste. Faccio due domande in una, cercando anche di scappare un sorriso se ci riesco. La prima cosa che hai pensato nel collettivo è che è stato espulso Ronaldo. E la seconda, in settimana c'è stata una telefonata, visto anche insomma le tue origini, una telefonata che o ti ha fatto particolarmente piacere o che comunque ti ha fatto un po' sorridere, della serie è la sfida Davide contro Golia, però questa telefonata mi ha strappato un sorriso, se non altro così, tra un allenamento e l'altro. Ma allora, quando hanno espulso Ronaldo non ero felice perché speravo facesse 90 minuti e arrivasse un po' stanco. Invece secondo me viene riposato ed arrabbiato, quindi da quella lì dovremmo essere ancora più bravi di quanto non avessimo dovuto fare al contrario. E dall'altro canto questa settimana telefonate non ne ho ricevute, perché chi mi conosce e sa che la squadra ha fatto una sconfitta come quella con la Sampdoria, era meglio non telefonare. Quindi in quel senso lì penso che chi ha avuto il tatto di non chiamarmi è come se l'avesse fatto, io lo so e lo ringrazio anche se non mi ha chiamato, però è meglio che non mi chiamava, perché non ero dell'umore necessario per affrontare qualsiasi tipo di telefonata. Sì. Il mister non ha nessuna formazione, niente formazione, siamo d'accordo. Ecco, però un esempio, ci può dire se pensando a 5 cambi noi sbagliamo oppure andiamo vicini alla verità? Ci andate vicini. Cambio qualcosa dietro, qualcosa in mezzo e qualcosa davanti. Grazie mister. Ma poi io dico, ma perché non chiedete?